Sì, siamo molto ritardo. Non ti preoccupare, andiamo. Ok, allora possiamo iniziare. Allora, oggi quello che facciamo, come potete vedere la slide, è parlare un po' del monitoraggio della rete. Cosa significa monitorare una rete? Guardare quello che si scambiano i device che partecipano alla rete e quindi capire quello che succede e in caso di problemi come intervenire. Perché l'importanza di monitorare una rete sta proprio in questo: prevenire, capire e ovviamente curare, diciamo, gli attacchi che una rete può subire da parte di persone ovviamente esterne non autorizzate. Voi sapete che all'interno di una rete ci sono parecchi dispositivi che comunque partecipano alla rete, che quindi comunicano fra di loro e con l'esterno. Tutti questi dispositivi, tutti in una volta insieme, possono inviare dei messaggi, per così dire, che indicano una determinata condizione. Questi device inviano questi messaggi grazie ad un protocollo che è chiamato protocollo Syslog. Syslog descrive anche lo standard del protocollo ed è descritto nell'RFC 5424. Grazie a questo protocollo noi riusciamo facilmente, in maniera veramente molto semplice, a generare messaggi e ovviamente interpretarli. Syslog quindi è stato introdotto nell'88, se non mi sbaglio, comunque diciamo molto tempo fa, e nel frattempo è diventato uno standard che è compatibile con ovviamente la maggior parte dei device ormai supportano Syslog. Quando voi ricevete questi messaggi, immaginate di avere un centinaio di macchine, tutti che inviano questi messaggi di log. Ora, un amministratore di rete, cioè, non ce la fa a vedere tutte e 100 le macchine contemporaneamente. Per cui è importante che questi log vengano inviati verso una sola destinazione. Quindi io posso avere tante macchine che inviano questi messaggi tutti verso una sola destinazione. Questi messaggi possono essere raccolti o nel login buffer, nella console line, nel terminal line o in un Syslog server. Syslog mette a disposizione una serie di campi che ovviamente è possibile interpretare in maniera veramente semplice. Tra poco vedremo il formato del messaggio Syslog, ma quello che dovete sapere, siccome i vari tipi di messaggi vanno sia dal semplice debug, cioè quando voi per esempio anche mandate in app un'interfaccia con uno shutdown, quel messaggio che vi compare con un carattere diverso, quello è un messaggio di log. Quindi va da un semplice messaggio di informazione a un messaggio di errore, emergenza, critico o warning. Sono 8 i messaggi, sono 8 le severity, che vanno da 0 a 7. Più il numerino è piccolo e basso, più la gravità del messaggio aumenta. Oltre alle severity, vi sono le facility. Le facility indicano la sorgente del messaggio, ossia da dove proviene il messaggio, che può essere un link, che può essere il kernel e altro. Ci sono anche delle variabili locali che descrivono la provenienza del messaggio. Comunque la cosa più molto importante sono queste severity, perché è da lì che un amministratore capisce se deve intervenire oppure no. Ovviamente quando si inizia a essere critico l'alert e ce n'è uno sopra ancora emergency, vuol dire che lì c'è veramente un grosso problema in cui rischia il sistema vada down. Il formato Syslog è questo qui: sequence number, timestamp, facility, severity, mnemonic e description. Cosa sono questi campi? Sequence number è una semplice sequenza numerica,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Il timestamp indica l'orario in cui è stato generato questo messaggio. La facility, come vi ho detto prima, è la provenienza, quindi la sorgente che ha originato il messaggio. La severity è la gravità del messaggio. Mnemonic è un semplice titolo che si dà al file di log, e infine la descrizione che descrive, buongiorno, che descrive praticamente qual è il messaggio che è stato generato. Ora, sequence number e timestamp sono due campi che non ci sono di default, però sono molto utili. Per attivare sequence number si utilizza il comando service sequence number nella modalità di configurazione globale. Stessa identica cosa, sempre nella stessa modalità, per quanto riguarda il timestamp, utilizzando service timestamp log data time. Se voi vedete adesso un messaggio, che è un esempio, c'è il timestamp che è 0046. Dove c'è la facility? C'è il link. Quindi il messaggio è stato generato da un collegamento, da un link. 3 è la severity, se vi ricordate, 3. Error message, security level 3. Quindi indica che il messaggio è di errore. Mnemonic, che sarebbe appunto il titolo, un semplice titolo, è up down, significa che appunto, e ve lo dice proprio nella descrizione del messaggio, l'interfaccia port channel è andata in up. Questo voi lo vedete, comunque ve lo ripeto, visto che tu sei andato adesso, quando voi inserite uno shutdown per attivare un'interfaccia, o anche quando fate un determinato collegamento, quei messaggi che vi compaiono ad un certo punto, mentre voi state scrivendo, quello è un messaggio di log, e ha questo formato qui. Il timestamp però ha una piccola, come dire, particolarità. Siccome, come ho detto prima, ci sono tante macchine che partecipano all'interno di una rete e tutte queste macchine generano dei file di log che devono arrivare a me, immaginate che l'orario, la data o quello che è siano completamente diverse nelle varie macchine. Quando io vado a leggere tutti questi log anche nel tempo, perché la particolarità di syslog è che questi messaggi log li posso leggere anche dopo tanto tempo, sono messaggi storici per così dire. Immaginate che tutte queste macchine abbiano un timestamp diverso. Non si capisce qual è, cosa è successo, con che sequenza è successo e perché è successo un determinato evento. Così questa opzione si può settare sia manualmente attraverso il comando clock set che automaticamente attraverso il server NTP, Network Time Protocol. Questo server automaticamente darà a tutte le macchine lo stesso timestamp, così saranno tutte quante sincronizzate. Come si fa? Sempre da modalità di configurazione globale si utilizza dal lato server il comando NTP master stratum. Lo stratum è la distanza che c'è fra il client e il server. Se io dovessi mettere NTP master 1, quindi con lo stratum uguale a 1, significa che le macchine sono direttamente connesse. Dall'altro lato, invece, si deve inserire l'indirizzo IP del server, quindi NTP server all'indirizzo IP. Automaticamente in questo modo io avrò dal server il timestamp. Lo stratum può andare da 1 a fino Dipende dalla distanza che c'è. In teoria il numero massimo non te lo so dire. Però per esempio avete presente come funziona il GPS? Voi siete direttamente connessi al satellite. In questo caso lo stato è uguale a 1.
Dipende forse dagli hop che ci Ah, sono durante ok. il Non è la distanza percorso. fisica, ma cioè nel senso di Sì, no, 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 livello. no. No, questo. Ma penso di proprio di no. Anche perché appunto distanza fisica, cellulare, GPS, credo che sia un tantino Era un esagerata. po' difficile da calcolare, Sì, diciamo. infatti. Buongiorno. Serve l'IP address, nel senso serve l'IP. L'indirizzo IP della macchina server che ti deve Sì. dare il Ah, timestamp. vabbè, in questo caso il router, diciamo. Può essere. Come in quella stringa, ad esempio, in quel caso è il router. Allora, il fatto che siamo tu dici router config. No, lì siamo nella configurazione del router. Quindi Se c'è un questo altro server server. non è implementato nel. No, 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 può essere una macchina che sta da un'altra parte. Io l'importante è che inserisca l'indirizzo IP di quella macchina che mi deve dare il timestamp. Allora, syslog server è, diciamo, per lo più un concetto di syslog, nel senso che prima vi ho detto, lo ripeto anche perché è venuto adesso, che quando ci sono tantissime macchine che mandano messaggi di log. Immaginate sempre 100-200 macchine, perché una rete grande può anche accadere. Una persona sola, che è l'amministratore di rete, non riesce, non può controllare tutte le 200 macchine contemporaneamente. Quindi, se succede qualche problema, che syslog me lo dice, cioè esce pazzo l'amministratore, poverino. O comunque, non può intervenire in maniera efficiente nel dire: ok, intervengo subito, così risolvo il problema. Non può. È possibile quindi convogliare tutti questi messaggi di log verso una sola macchina. In questa macchina, che appunto è il syslog server, quindi è un server normale, è possibile utilizzare un software che sia può essere a pagamento che open source, che non fa altro che leggere questi messaggi di log. E ve li visualizza in una maniera talmente facile che è proprio assurdo a volte. Io, per esempio, ho utilizzato Log Analyzer. Log Analyzer è un software, un front-end. Che cosa fa lui? Legge i messaggi log che gli arrivano. Ve li visualizza proprio colonna per colonna, separando i vari campi che abbiamo visto prima. Quindi timestamp, sequence number, facility, severity, ve li mette proprio belli ordinati. E alla fine vi mette anche la descrizione del messaggio. Voi potete selezionare il messaggio e leggerlo in maniera più dettagliata, questo è quello che vuole Va per dirvi. macchina, ma lo Come? dà per macchina o normale? Lo dà per macchina, sì, è per indirizzo IP che arriva, insomma, che manda messaggi log, lui lo dà sequenzialmente e voi in maniera veramente semplice potete leggere tutti i messaggi log che volete. Non solo, è possibile anche stilare dei grafici. Per esempio, io voglio sapere nel mese di marzo quanti messaggi log sono arrivati di categoria warning 4. Faccio vedere la slide di prima. Questi qua sono le severity, le gravità dei messaggi. Vanno da 0 a 7. Ognuno indica una gravità, una severity. Quando voi utilizzate un software, potrebbe succedere che vi compaia o il nome della severity, quindi per esempio error o warning, oppure il numerino. Quindi Log Analyzer vi permette anche, per esempio, una cosa molto simpatica, di fare dei report, ossia. Io posso dire di selezionarmi solo i log di Severity 3 o Severity 4, quindi magari quelli che sono più importanti, 0 e 1, e di mandarmeli per email. Quindi io comodamente da casa riesco a capire cosa succede dall'altro lato del mondo. Posso anche dirgli di mandarmelo ad un certo orario, ogni giorno. Sono molto, 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 molto comodi. Su Windows invece quello che noi su Linux in genere chiamiamo log, su Windows viene chiamato evento. Ah,
Allora, su, come vi ho detto prima, su determinati dispositivi è possibile convogliare i log verso diverse destinazioni. Posso pure configurare che certi log mi vadano a un server, altri log mi vadano sulla console e così via. Su Cisco, diciamo, i switch e i router Cisco di default mandano i log alla console ed è quello che voi vedete quando mandate in no shutdown un'interfaccia. Quei messaggi con un diverso font, quelli sono messaggi di log che vi arrivano lì sulla console. È possibile anche inviarli verso un buffer, quindi verso nella RAM del dispositivo, attivando questa opzione con il login buffered, col comando login buffered. Ovviamente per mostrare questi messaggi log e i settaggi, il solito comando show logging vi mostrerà messaggi log e i settaggi che sono fatti su quel dispositivo. Ve lo ripeto di nuovo, è possibile mandare i messaggi log verso un server in maniera veramente semplicissima. Nella modalità di configurazione globale, se io inserisco logging e l'indirizzo IP, io sto dicendo, sto configurando un client per mandare i log verso un server. Quello è l'indirizzo IP del server. Quindi questo dispositivo R1 in questo caso manderà tutti i messaggi log verso l'indirizzo IP 192.168.1.3. Siccome ci sono 7 severity, 8 severity, e magari io non voglio che mi arrivino le informational, debugging, insomma, diciamo, le gravità più inferiori, diciamo così, minori, posso utilizzare il comando logging trap level. Cosa significa questo? Io sto dicendo, mandami tutti i log da quella severity in poi, nel senso che se io dovessi inserire logging trap 4, 4 è il livello warning, gli sto dicendo mandami tutti i log da 4 in su, cioè 4, 3, 2, 1, 0. Tutti quei log mi arriveranno. Posso anche configurare un'interfaccia verso cui mandare questi log attraverso logging source interface, in questo caso gigabit 00. E ovviamente, come la maggior parte delle cose, per visualizzare questi log, come ho detto prima, si utilizza il comando show logging ed è possibile anche migliorare la ricerca attraverso il comando pipe e inserire, per esempio, io voglio i log che iniziano con giugno 12, 22, 35, oppure che io voglio tutti i log in cui un'interfaccia è andata in app. Esiste un altro protocollo per il monitoraggio della rete, ma è molto più complesso e si utilizza anche per il management, quindi per la gestione dei dispositivi. E si chiama SNMP. SNMP ha una cosa che non vi ho detto, che Syslog utilizza il protocollo di trasporto UDP nella porta 514. Perché l'UDP, secondo voi? Più che altro per la tempestività con cui questi messaggi devono arrivare, E poi perché perché non sono gli hack, perde meno tempo. sì, allora, se io utilizzassi il TCP, ma mettiamo che ci sia un errore, un problema, quindi un error, un'emergenza, per esempio, no? Io l'amministratore devo saperlo, devo saperlo nella maniera più rapida possibile. Se io utilizzassi il TCP fa tutta quella serie di controlli per vedere se il messaggio sia integro. Quindi si perderebbe troppo tempo. L'UDP invece, essendo più leggero, manda subito il messaggio. Anche se non mi più utilizza l'UDP, adesso vediamo per che cosa. SMP comunque è un protocollo che ovviamente supportato da tutti ormai i dispositivi, quali switch, server, workstation, stampanti, modem rack, eccetera. Serve anche a monitorare
quello che fanno i device attaccati alla rete, però aggiunge una serie di funzionalità che vi permette di fare delle operazioni di gestione, di management, attraverso il richiamo di determinate variabili all'interno di un MIB, di un database. SMP è composto da tre elementi: il manager, l'agent e il MIB. Il manager è quell'entità che richiede determinate variabili, determinati oggetti che stanno all'interno del MIB. Quindi poi il MIB è un albero che contiene questi oggetti. L'agent è quello che risponde alle richieste del manager. Il manager fa queste richieste attraverso le funzioni get e set. Get richiede il valore, set lo sta settando. Di SNMP esistono tre versioni, scusate, la 1, la 2 e la 3. La 1 è la più vecchia. Ormai è proprio in disuso. Cisco comunque supporta tutte e tre le versioni. Nella 2 sono stati introdotti questi comandi che vedete, quindi get request, set request, get next request e get bulk request. Cosa fanno? Get request è il manager che lo fa all'agent. Get significa appunto prendi. Sta richiedendo un determinato valore al manager, all'agent che è contenuto nel MIB. Set request invece sta settando un determinato valore che è contenuto in questo albero. Get next request è anche fatto dal manager all'agent e serve per scoprire tutte le disponibili variabili di quel valore. Adesso ve lo spiego meglio. Get bulk request è praticamente un modo per prendere valori contemporaneamente. Questi tre comandi, cioè get request, next request e bulk request, sono detti comandi granulari. Perché? Perché io con questi comandi posso prendere o una variabile o più variabili contemporaneamente senza fare tantissime richieste. Cioè io con get bulk request posso ottenere una tabella di informazioni con un solo semplice comando. Quando io faccio uno di questi quattro comandi, mi arriverà dal manager una sorta di acknowledgement, di ricevuta di risposta, che è semplicemente response. È praticamente quello che voi avete sempre visto come acknowledgement di altri protocolli. Qua lo abbiamo come termine di response. La response arriva però anche con il comando inform request, che è un semplice comando di notifica, cioè rendere le notifiche asincrone. Cosa significa asincrone? Significa che non è la risposta ad una richiesta, sono delle semplici notifiche, così come le trap. Le trap sono molto simili ai messaggi di log a livello concettuale. Cioè, i messaggi di log, succede il problema, vi arrivano. Le trap sono la stessa identica cosa, sono delle notifiche che vi arrivano quando accade un certo evento. E sono asincrone per questo motivo, cioè non è la risposta ad una mia richiesta, è semplicemente una notifica che mi arriva. Ed è per questo che anche se a me più utilizza l'UDP, perché queste trap, queste notifiche, a me devono arrivare nella maniera più veloce possibile. Se non mi sbaglio, lo SNMP utilizza la porta 162 dell'UDP. Come ho detto prima, ci sono tre versioni di SNMP. Ognuna è retrocompatibile all'altra, quindi il V2 è retrocompatibile all'1 e il V3 è retrocompatibile con la 2. La differenza dove sta?
La 1 vi ho detto che ormai non lo utilizza più nessuno, però la differenza fra la 2 e la 3 sta nel fatto che, considerando, ragazzi, V2C e V2, questi soldi sono la stessa identica cosa. La differenza è che, siccome ci sono delle, sono state aggiunte tutti quei comandi che avete visto, get request, quindi i comandi di gestione dei dispositivi, di variabili, di oggetti e roba varia. Nella V3 si è inserito semplicemente un meccanismo di autenticazione e di sicurezza, quindi utilizzando il protocollo MD5 SHA. Quindi la differenza sostanziale tra la 2 e la 3 è il fatto che sono state inserite tutta una serie di controlli, di opzioni di sicurezza che nel 2 non c'erano, quindi la criptazione dei pacchetti, l'integrità dei messaggi e il meccanismo di autenticazione. Questo nella 2 non c'è. Infatti nella 2 utilizza il plaintext password, cioè le password in chiaro, che vengono chiamate community strings. È un nome, vengono chiamate così, però sono delle stringhe in chiaro, non sono criptate. Chiunque può leggerle. Le community string, queste password, queste stringhe, sono possesse di due tipi: o di sola lettura, quindi read only, l'accesso è di solo lettura, oppure possono essere scritte e lette, quindi l'accesso è sia scrittura che lettura, ed è read write. Questi comandi poi devono essere settati quando si configura la V2. Come vi ho accennato prima, uno dei componenti dell'SNMP è il MIB. Allora, il concetto del MIB è un po', a mio avviso, un po', come dire, non tanto semplice da spiegare, tantomeno da comprendere all'inizio, subito. Praticamente il MIB è un albero che contiene degli oggetti, che sono delle variabili. Tra poco vi faccio un esempio, forse riuscite a capire meglio. Questi oggetti sono, possono essere gestiti, quindi richiamati, settati dal manager, come abbiamo visto prima con quei comandi. Sono delle variabili, diciamo, questi oggetti sono gerarchici. Perché? Guardate questo esempio. Voi vi trovate questo oggetto che è dato da un numerino, punto 1.3.6, quindi un punto seguito da un numero. Ogni numero è una variabile, ogni numero è un oggetto. Però, se voi vedete la sequenza che sta qui in basso, o anche questa qua sopra, vedete che c'è punto 1 e punto 1? Non sono lo stesso oggetto. Perché? Immaginando questo albero a cascata, quindi da sopra verso sotto, il numerino 1 che sta sopra è il primo che ho chiamato. Il numerino 1 che sta sotto l'ho chiamato dopo aver inserito il 3 e dopo aver inserito il 6. Quindi sarà un'altra cosa. Grazie. Esatto, un altro oggetto. Infatti, 1 nel primo caso è lo standard ISO, 3 è l'org. 6 il DOD, l'1, come vedete qua sotto, non è più ISO, ma è un altro oggetto, è internet. Non so se ho reso l'idea. Dipende dalla posizione, Sì, secondo me. esatto, dipende dalla posizione. Perfettamente, sì, dipende dalla Ogni posizione. posizione avrà una lista di valori. Ogni posizione è un È valore, un mettiamola valore. così. Cioè un Però valore, ci un sono. valore fisso, quindi. Sì, sono cose fisse. Cioè, voi, se io inserisco questa sequenza Non è non che me. ogni ramo di albero può cambiare Sì, può farlo, valore. Ok, certo. Sì, questo cioè. Ah, intendevo. sì, allora sì. Se io da questo ramo, inserendo determinati valori, posso andare, tra virgolette, verso sinistra, o altri valori posso andare verso destra. Sì, questo sì. Queste variabili qua, comunque sappiate che sono prestabilite. Poi ogni venditore può avere delle proprie variabili locali, però
utilizzare per conto proprio. Comunque c'è un sito che se voi inserite tutta questa sequenza numerica vi restituisce un qualcosa, un oggetto, il significato di quella sequenza numerica. Ok, mi fa piacere che... Allora, per configurare SMPV2, come ho detto prima, non c'è nessuna cosa di, nessun meccanismo di sicurezza, quindi io devo gestire le community string sia in lettura o in scrittura. La maggior parte dell'utilizzo ormai del V2C per queste community string è di sola lettura. Dopodiché, semplicemente, se voglio dare altre informazioni riguardo il dispositivo che sto configurando, posso inserire SMP server location text, che è un semplice testo, cioè gli sto dando delle informazioni in più, oppure contact text. È possibile anche, voi le celle le avete fatte, no? Quindi sapete che sono quegli strumenti che servono per dire, tra virgolette, proprio detta la speech, chi regola, chi può accedere, chi no, e così via. È possibile anche inserire una CL su SNMP, quindi restringere l'accesso attraverso il comando SNMP server community string e poi metto la CL. Questo caso il nome della cella è già Ho il creato. nome e il numero, sì, la cella deve essere già creata, ho il nome o il numero. Infine posso specificare anche la destinazione dei miei messaggi trap, quindi verso dove voglio convogliare tutte queste notifiche, utilizzando il comando smp server con l'id dell'host e specifico la versione di SNMP 1.2.C.3, se c'è l'autenticazione o non c'è l'autenticazione, e infine inserisco la mia community string, che sarebbe la password, la plaintext password che vi ho fatto vedere prima. Dopo aver configurato, quindi deciso dove mandare queste trap, devo abilitarlo. Col semplice comando smp server enable traps, ho abilitato l'invio di queste notifiche. I soliti comandi show che ci sono sempre, per verificare la configurazione in smp, io utilizzo semplicemente show smp oppure show smp community. E vi compare tutta una serie di quelle configurazioni che avete fatto del protocollo. SMPv3 qui non c'è, io ve l'ho accennato, vi ho detto le differenze tra V2 e V3. Andiamo avanti. Se non mi sbaglio, quindi qua non c'è purtroppo scritta eccola qua, la porta UDP, la porta 162. Ok, allora, quindi abbiamo visto questi due protocolli. Come avete potuto notare, syslog fa determinate cose, SMP ne fa altre. SMP è più complesso e più articolato. A causa, tra virgolette, di questa sua complessità, è stato creato un altro tipo di tecnologia per monitorare la rete, che è NetFlow. NetFlow è una tecnologia di Cisco, quindi ovviamente funziona su tutti i device di Cisco. Cosa serve? Serve a mostrarvi delle statistiche sui pacchetti che stanno viaggiando, quindi che attraversano router e switch, e multilayer switch. NetFlow è stato creato per un semplice motivo. Siccome c'era la necessità di
monitorare, di analizzare i pacchetti TCP/IP che viaggiavano all'interno della mia rete, gli amministratori di rete si sono accorti che SNMP non era adatto a questo scopo, per tutte quelle cose che abbiamo visto fino adesso. Cioè loro non volevano né gestire né settare nulla di tutto ciò, volevano cose di più semplice. Per questo ho creato NetFlow. NetFlow, ragazzi, non è un packet sniffer, cioè non cattura i pacchetti, ma fa semplicemente delle statistiche. Cioè voi con le informazioni di NetFlow potete stilare tutte le statistiche che volete riguardo cosa è successo in un determinato giorno, come è stato utilizzato una determinata risorsa, per Quindi quanto quali erano le tempo. tipologie di traffico? Solo il traffico TCP/IP, quindi solo i pacchetti IP, per così dire, si possono analizzare. Per questo ho detto che non è un Quindi packet quello. sniffer, ma serve solo per questo scopo. C'è una nuova versione, ovviamente, di qualsiasi cosa che si chiama Flexible NetFlow. La differenza fra la nuova e la vecchia versione sta nel fatto che nella nuova versione è stato introdotto, è stata migliorata l'export dei dati, cioè l'esportazione dei dati. E poi è stata introdotta anche la possibilità di customizzare, quindi personalizzare tutta una serie di parametri per avere delle statistiche più affini alle mie esigenze. Non solo, grazie a questo è possibile fare come posso dire, delle configurazioni più complesse. Cioè ho la piena libertà di ciò che io voglio sapere. Perché cioè, lo scopo di questa tecnologia, cioè, mi dice, ma che cosa mi serve? È stato fatto per alcuni semplici motivi. Innanzitutto per misurare l'utilizzo delle risorse di rete. Ovviamente, quando voi state analizzando come vengono utilizzate queste risorse, automaticamente si presuppone che lo stiate facendo per capire come migliorare le cose. Quindi capire come rendere la rete più efficiente, capire come rendere le applicazioni più efficienti. E quindi andate incontro a tutte quelle esigenze dell'utente che sarà ben felice di avere una rete performante. Quando, diciamo, Cisco ha fatto questa tecnologia, l'ha fatto per due semplici motivi. Innanzitutto, cioè con due criteri. Innanzitutto che il protocollo che NetFlow doveva essere trasparente a tutti i device, quindi non ci devono essere retroscena, roba del genere, trasparente così com'è. E poi il fatto che NetFlow non deve per forza girare su tutti i dispositivi per funzionare e non deve essere neanche supportato da tutti i dispositivi per funzionare. La potenzialità per lo più è questa. Come si configura? In questo modo si entra nell'interfaccia che si vuole monitorare. Si configura il flusso dei pacchetti IP, quindi sia in entrata che in uscita, appunto solo pacchetti IP. Dopodiché si configura l'esportazione di queste informazioni, perché alla fine avrò una serie di informazioni, verso una destinazione e si configura anche la versione. La versione è praticamente il formato di questi dati. La NetFlow utilizza la versione 5. Dov'è? Flexible NetFlow utilizza la versione 9. La differenza nel fatto che nel Flexible sono stati aggiunti i template. Niente di più, niente di meno. Come si verifica? Show IP cache flow. Quindi si vede le cache. Cosa significa ciò? Significa che NetFlow
utilizza l'hardware del dispositivo. Quindi, come potete immaginare, ha un consumo questo l'utilizzo di NetFlow a livello di hardware. Ma non vi preoccupate, perché comunque il valore delle cache che lui deve utilizzare è settabile. Show IP Flow Interface, quindi andando a controllare l'interfaccia che io ho configurato precedentemente, e poi Show IP Flow Export, che sono praticamente l'esportazione dei miei dati. Io vedo delle informazioni che ho carpito fino adesso. Show IP Flow Export da una stampa? Sì. Quindi si vedono direttamente via schermo? Sì, dovrebbe vedersi anche questa configurazione qua. Forse più questa qui ha più senso. La destinazione verso cui queste informazioni vanno. Personalmente Flow Export non l'ho mai utilizzato. Però dovrebbe darvi le... Cioè, anziché andarla a vedere sulla destinazione, te lo vai a vedere... Non ne sono sicuro. Prendetela per così. Show IP Flow Export vi dà la configurazione delle esportazioni delle informazioni, non le informazioni stesse. Prendetela così, non ne sono completamente sicuro. E poi dall'altra parte, alla destinazione, come lo vedi? Non ne ho praticamente idea. Probabilmente ci sarà o Show IP Cache Flow, perché comunque quelle informazioni mi occupano diciamo una parte della memoria, oppure sono semplicemente file di testo. Quindi da qualche parte, ma non lo so se si può vedere dal terminale stesso, però sicuro lo può vedere dal tuo computer come una semplice file di testo. Questo sì. Okay, sì, no, questo intendo. Questo sì. No, non penso che iOS riesca a visualizzare queste informazioni, ma vi ripeto, non ne sono completamente sicuro, perché non sono cose che purtroppo non ho utilizzato. Comunque, diciamo, l'utilità, siccome alla fine quello che avete una serie di informazioni, di dati per fare queste statistiche, sicuramente da qualche parte ci saranno. In teoria sarebbe finita. Io però volevo tornare un attimo, visto che qualcuno è arrivato dopo, a Syslog, soprattutto all'utilizzo del perché si utilizza, perché lei è arrivato tardi. Si utilizza Syslog per vedere la situazione, cioè quello che succede all'interno di una rete, quindi per monitorare ciò che fanno gli apparati di rete. Quello che è la particolare di Syslog è che io posso settare ciò che io voglio che mi venga visualizzato. Il perché abbiamo utilizzato? Perché qualora ci sia un attacco, bisogna capire da dove proviene e il perché questo attacco è stato fatto. Syslog mi permette di farlo. Come? Utilizzando questi software qua, alcuni, cioè ce ne sono tantissimi, sono miliardi di software. Questi qua sono solo alcuni che vi fanno vedere perfettamente in chiaro tutti questi messaggi log. Cioè praticamente lui che fa, legge queste stringhe di testo 0046 link up down e ve li incolonna in maniera ordinata. Poi vi permette anche di fare altre operazioni, quale fare dei report, delle statistiche, dei grafici. È possibile anche configurare il tipo di grafico che mi deve creare, tutta una serie di opzioni che sono utili all'amministratore di rete per vedere un po' la situazione della rete che sta monitorando. È tutto qui, nel senso che alla fine è un concetto semplice monitorare una rete, cioè vedere quello che succede, come farlo, come leggerli, l'uso che se ne deve fare, tutto qui.
Questi sono che quello che si trova pure un po' più comunemente sulle rotte casalinghe. Sì, ma voi guardate che il titolo che ce l'avete sicuramente se usate le macchine Linux. L'ho potuto vedere perché c'è. Si chiama, se non sbaglio, rsyslog. C'è pure il file rsyslog.conf che permette di configurare determinate cose. Per esempio, mi ricordo quando io ho fatto la tesi, ho dovuto configurare il nuovo formato di Syslog, perché ovviamente, come tutte le cose, durante gli anni hanno migliorato la tecnologia. Infatti, il nuovo RFC 5424 descrive l'ultima versione di Syslog, e le macchine come Linux le supportano benissimo. Anche su Windows c'è come si chiama evento, però, ma c'è tranquillamente. Poi su Cisco lo vedete, quei messaggi che vi compaiono ad un certo punto, che sono per lo più fastidiosi, mentre scrivete, mi rendo conto, quelli sono messaggi di log, che possono essere per lo più, sicuramente avete visto, di livello 5. Magari adesso, quando inserite uno shutdown, riuscite a capire cosa significa quella stringa e stare più attenti a leggere i vari campi. Per fortuna non avete mai, non ci sono mai stati problemi, né io durante la tesi né voi durante le esercitazioni. Quindi, diciamo, per fortuna non ci sono mai state emergenze critiche o robe del genere. Però è veramente, veramente un protocollo semplice e leggero soprattutto. Che sono le 10:08, ho fatto prima del previsto. Va bene ragazzi, allora io sicuramente ci sarà la lezione 9, che non mi devo fare io. Qualcuno mi può chiamare Vincenzo, per favore? Avete qualche domanda nel frattempo? Alla fine sono molto, cioè, Lineare tutto quanto. sì, è molto semplice, cioè hanno reso veramente queste cose. Mi sono terminato. Che fa? Bravo, Sì. picchiato. Ok, dove Ma non vuoi disattivare? devi scrivere solo per mano la registrazione. Non vuole questa responsabilità, visto che qualcuno è saltato Sì, infatti, all'interno. bisogna fare.